Dopo 5 mesi di lavoro e alla presenza del vescovo della diocesi di Vallo, Ciro Miniero, nei giorni scorsi ha riaperto i battenti la chiesa di San Martino di Massascusa, frazione del comune di Ceraso. Le opere hanno portato al restauro dell'edificio e sono state finanziate grazie al contributo dell'8 per 1000, su impulso della curia vescovile di Vallo e del parroco Don Antonio Greco. Gli interventi hanno interessato sia l'esterno che l'interno della cappella. I primi saranno conclusi nei prossimi giorni. Alla celebrazione per la riapertura della chiesa ha preso parte il vescovo Ciro Miniero e il sindaco di Ceraso Gennaro Maione, presente naturalmente una forte rappresentanza di fedeli. Un momento molto sentito dalla comunità di Massascusa, il cui abitato sorge tra le due chiese parrocchiali di San Felice e San Martino, quest'ultima a navata unica all'interno e sovrastata da un bel soffitto a cassettone con rifiniture dorate, con l'antica torre poco distante, rappresenta l'emergenza architettonica più importante del luogo. Qui diciamo che è stato un piccolo intervento, se certo la chiesa è grande, però... Cioè grande, non è piccolino, ma per fare una chiesa e sistemarla